Voglio anche io installarmi una 32 bit ed è appena arrivata. La guardo e penso, e ora come si collegano tutti quei cavi nella stampante? Vieni con me che ti mostro come fare. Partiamo installando per prima i motori in questo modo. Non bisogna stare attenti al verso del connettore nel caso avete un DuPont come il mio, che non ha una direzione obbligata. Il massimo che comporterà è un'errata direzione dei motori, che è possibile correggere o da firmware o semplicemente ruotando il DuPont nel senso opposto. Nel caso abbiate un doppio motore Z, continuate installando anche il secondo motore, altrimenti saltate la dicitura ZB. Una volta installati i nostri motori, andiamo ad installare i driver. Durante l'installazione dobbiamo prestare attenzione al loro orientamento. Per fare questo dovete alzare la scheda e controllare le diciture dei vari pin, che devono corrispondere con quelle sui drivers. Ma prima di questo bisogna impostare i ponticelli. Un'errata installazione potrebbe comportare un danneggiamento irreversibile ai driver. Ogni driver è diverso, controllate sempre più di una volta questa fase. Per intenderci, tutte le voci stampate sul PCB devono corrispondere. Nel caso abbiate installato il secondo motore ZB, andiamo ad inserire anche un driver nel connettore E1, se non usiamo un secondo estrusore che invece sfrutteremo per mettere un secondo driver dedicato al solo motore ZB. Per i driver A4988 e DRV8825 consiglio soprattutto per l'estrusore di inserire un filtro per le correnti inverse come questo, rispettando sempre la sua direzione che deve corrispondere con quella dei driver della scheda. Io uso questi filtri solo con gli A4988 o i DRV8825 per l'estrusore, che mi proteggono dalle correnti inverse. Siccome ho avuto un'esperienza passata negativa, tirando il filo velocemente ho creato una corrente che è entrata dentro la scheda e me l'ha bruciata, e per questo prendo queste precauzioni. Inseriamo anche gli end stop, di solito si connettono tutti sui min, ma in alcuni casi, come ad esempio le core XY, vanno inseriti nei max. Controlla la tua vecchia configurazione e prosegui di conseguenza. Per quelli a tre fili dobbiamo fare attenzione a tenere in alto il cavo rosso, ossia il 5V, visto che i pin sono rispettivamente più 5V, GND e infine il segnale. Nel caso usi un BL Touch, invece di inserire lo Z-min End Stop, andremo a connettere il DuPont a 3 pin nella dicitura Servos e quello a 2 pin in Probe.
avendo l'unica accortezza di rispettare i valori nel servos che sono GND, NP, WR e 2.0 e nel probe GND e 0.10. Per l'ultima versione 3.1 Ant Clubs si connettono direttamente senza fare modifiche, basta solo rispettare i pin in questo modo. Nella SKR 1.4 abbiamo la possibilità di poter inserire 4 ventole aggiuntive barra 5. Perché barra 5? Perché possiamo sfruttare l'uscita HE1, come vedrete in alcuni video, per permettere alla ventola di accendersi o spegnersi ad una temperatura desiderata. Immaginate la ventola dell'hotend superata i 50 gradi, si accende e si spegne. Solo quando arriva al di sotto, come per esempio alla fine di una stampa, si spegne tutto l'apparato. E una volta che il sensore rileva la soglia al di sotto della temperatura impostata, la scheda spegne la ventola. Possiamo andare adesso ad installare il nostro hotend. Nel caso abbiate una versione con i fili dello stesso colore, potete evitare di rispettare i poli. Nel caso invece abbiamo uno con i fili contrassegnati rosso e nero, rispettiamo i loro poli. Andiamo infine ad installare il sensore della temperatura in TH0. Anche in questo caso vale la regola dei poli. Per cavi di colore univoco non badate al senso, per cavi contrassegnati rosso e nero rispettate i poli. Possiamo continuare con il piatto, qui dobbiamo rispettare i poli, positivo e negativo. Sulla scheda trovate il connettore GND in basso e il positivo in alto, se avete posizionato la scheda come nel video. Fate bene attenzione, ricontrollate i cavi più di una volta e soprattutto che siano serrati bene. Il sensore invece va inserito in TB, con le stesse regole di prima. Andiamo adesso a collegare il nostro schermo rispettando le diciture XP1 e XP2. Bene, siamo arrivati al termine. Possiamo adesso collegare il nostro alimentatore alla scheda, facendo massima attenzione a rispettare i poli, più e meno. Come da foto avremo il positivo più in alto e il negativo in basso. Per essere sicuri, guardate sotto la scheda i poli se sono corretti. Per chi autocostruisce una stampante, i fili vanno sempre stagnati e con i propri connettori e soprattutto devono essere di tipo AVG resistente al calore. Io oggi uso questi solo per mancanza di materiale e per una dimostrazione veloce. Questa configurazione di solito la uso solo per testare i firmware. E a
arrivato il momento di installare il tuo firmware. Per questo ho fatto una serie di video al proposito e puoi trovarli nel mio canale nella relativa playlist. Segui tutta la procedura corretta, copia il tuo firmware sulla micro SD data in dotazione con la scheda e apprestati a caricare il nuovo firmware in essa. Atteso qualche minuto dall'accensione, siamo pronti per provare se tutto funziona. Tramite Pronterface proviamo ad accendere il piatto, l'hotend e a provare il senso dei motori, se è giusto, e gli end stop se rispondono ai comandi. Nel caso tutto funziona, andiamo ad effettuare le solite calibrazioni del caso per poter poi così effettuare la nostra prima stampa con la nuova scheda a 32 bit targata Big3D. Cosa stai pensando? Ora che sei riuscito a installare la tua SKR? Wow, ce l'ho fatta! Sono diventato con un video un ingegnere elettronico, potrei anche lavorare per la NASA! Sono sprecato per questa stampa 3D! No, no, non cantare vittoria, il bello arriverà con il firmware! Eh sì, è lì che arrivano i veri problemi. Ma per questo non preoccuparti, ci sono tutti i miei video tutorial al riguardo che ti aiuteranno in ogni fase. Ti ricordo che nel mio ultimo libro potrai trovare tutta la compilazione di Marlin voce per voce, dove ti andrò a spiegare tutto in modo semplice con esempi e raffigurazioni. Trovi il link in descrizione per acquistarlo e dove troverai anche quello per iscriverti al mio Patreon, dove usufruirai del videocorso del firmware Marlin con video dedicati alle voci più importanti e nello stesso tempo avrai un contatto diretto con me per affrontare le tue problematiche, oltre ad avere un forum privato dove io vado a postare ogni mese nuovi contenuti. Ti ringrazio per l'attenzione e iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Ciao aglio!